Buongiorno a tutti e grazie a tutte le persone che si sono iscritte al mio canale. Vi ringrazio davvero tanto. Io ho aperto questo canale per gioco a gennaio, così giusto per fare qualche video per divertimento, ce l'ho messo su YouTube, poi ho iniziato a fare qualcosa di cucina e ho notato che qualcuno si è iscritto. Non è un gran numero che ti possa definire una persona seguitissima, per l'amor di Dio. Non lo dico neanche per scherzo, anche perché non è questo quello che voglio intraprendere in futuro. Io adesso li sto facendo, però non so, capace che domani mi annoio e non ne faccio più. Però nel frattempo vorrei ringraziare tutte le persone che si sono iscritte, quelle persone che mi hanno commentato in bene facendomi un sacco di complimenti. Io vi ringrazio di cuore. E come ho già detto in passato, non sono un artista, non sono un cuoco, non sono un cantante, sono una persona comune come voi. Con la differenza che quello che fa a volte lo condivide con il pubblico ed è una cosa che può essere piacevole, poco piacevole, in base alle aspettative che un utente si aspetta dall'altra parte quando apre e clicca per guardarsi un video. Io sono una persona molto versatile e mi piace la cucina, come avete visto. E guardo i grandi professionisti perché sono loro che ci possono insegnare qualcosa in cucina, però andarli a riprodurre come dei facsimili, come faccio io, non è neanche una cosa brutta. Magari può piacere, come non può piacere. Niente, io volevo rispondere anche ad alcuni utenti che sono venuti a commentare da me dicendomi che io voglio imitare un'altra persona. Assolutissimamente no, ragazzi, io non voglio imitare nessuno perché attualmente non ho una persona che reputo un mito da poter dire, caspita, vorrei essere come lui e voglio fare ciò che fa lui. Assolutamente. Però sarei in grado di fare satira e imitare diversi personaggi, ma non lo voglio fare per rispetto di questi personaggi. Pertanto io continuo a fare ciò che faccio in maniera serena. Se a una persona piace ciò che io faccio nei miei video, mi fa piacere se mi lascia il like, se si iscrive al canale, se non fa piacere può lasciare anche il suo commento negativo. L'importante è che non sia offensivo, perché io purtroppo i commenti offensivi li rimuovo, come non è bello neanche da altre parti quando uno offende in maniera pesante. Allora, se una persona la si guarda perché vi piace guardarla, dovete capire il perché la guardate, perché vi piace vederla arrivare proprio al limite o perché vi piace in ciò che fa realmente. Però ognuno di noi si diverte in maniera diversa ad interpretare un video e andare a esprimere un giudizio, però quello che non trovo giusto sono le offese pesanti, ma per tutti, eh. E io per questo vorrei lanciare una freccia a favore di tutte le persone che vanno anche a fare i video come me e come tanti altri, che non bisogna essere aggressivi, dobbiamo essere un po' più buoni. Dobbiamo cercare di, non dico di volerci bene, di amarci, perché è una parola grossa questa, però quantomeno di avere rispetto e guardare ciò che ci appaga nella vita. Quindi io con questo videomessaggio vi saluto nuovamente, vi ringrazio tutti quanti, ma proprio tutti, tutti gli amici che mi guardano, che mi scrivono anche in privato. E che vi devo dire, ragazzi? Ci aggiorniamo nei prossimi video. Spero di poter fare qualcosa anche di più simpatico, un po' più accattivante, ecco. Purtroppo, vivendo questo periodo, non abbiamo molta fantasia e quindi ci dobbiamo accontentare. Io vi abbraccio ancora tutti quanti e un saluto come sempre da Leonardo Appetitoso. Ciao, ragazzi. Ciao Leonardo, buongiorno. Volevo salutarti per i bei complimenti che mi hai fatto ieri per il pranzo che ho preparato. Anche tu hai preparato un pranzo bellissimo. E ti volevo dire che innanzitutto ringrazio anche tutti i fans tramite il tuo canale, perché io non avendo un canale mi appoggio al tuo. E voglio ringraziarli proprio tutti, dal primo all'ultimo, che stanno facendo commenti bellissimi. E ho visto che anche qualcuno fa dei commenti un po' particolari, ma questo è la vita, perché non tutti praticamente
fanno dei commenti buoni. E comunque, vabbè, il canale vedo che sono delle belle cose, stiamo facendo delle belle cose insieme, per carità. Divertimento, è un divertimento, per me è un divertimento, non è un qualcosa di dire devo raggiungere uno scopo per fare qualcosa, non c'è nessun scopo perché io ho la mia vita piena di impegni con la chiesa, con il lavoro e quindi non ho bisogno di dover fare numeri per poter dire ah vabbè ho fatto dei numeri su YouTube. Ringrazio veramente la gente che mi fa dei commenti belli, che ci seguono e ci fanno dei commenti belli, perché è una cosa così naturale, che viene spontanea. Come vedi, io non è che tutti i giorni mi metto lì a fare un video perché proprio quando me la sento di dire ma faccio questa cosa, la condivido con Leonardo e il suo canale. Beh, c'è qualcuno che comunque punge. E quando qualcuno punge, bisogna a sua volta pungerlo, perché abbiamo già ribadito che certe collaborazioni non si possono fare perché sono state delle circostanze purtroppo gravi e serie che non possono più essere riamalgamate. Quindi chi continua a dire perché, per come, non si fate più sentire, riappacificatevi. Ma le cose vanno lasciate così come devono essere e naturalmente devono andare sciamando, e nel senso che la vita va avanti e non si può continuare a guardare il passato perché il passato è cosparso di pietre miliari e le pietre miliari servono per non ripetere più certi errori. Quindi io ti ringrazio del tuo videomessaggio. E ringrazio tutti i fans che commentano e sono amici di questo canale perché è il tuo canale e io mi appoggio al tuo canale dandoti un sorriso e così uno scherzo. E ti do un saluto grande Leonardo e veramente spero quest'estate di poterti raggiungere nella tua grande Taranto. E per poter fare qualche video insieme e passare delle ore liete e felici. Ciao a tutti, un abbraccio Leonardo, ci vediamo a presto. Ciao caro, ti saluto caramente con tanta tanta stima e rispetto. Ciao.